Giovedì scorso, nell'ambito delle iniziative della Confraternita del Suffragio, un appuntamento memorabile nella storia di Fano, quello della visita di Papa Giovanni Paolo II, che dopo aver celebrato la messa in mare a Sossonia a bordo di un pontone, ha cenato con i pescatori, portando nel cuore dei fanesi un ricordo speciale. A ricordarlo Carlino Bertini, priore della Confraternita del Suffragio, che ancora oggi, dopo 40 anni, conserva l'emozione di quel giorno. 12 agosto 1984 il Papa viene a Fano. Ecco, stasera sono stati ripercorsi i momenti di quella giornata. Come è iniziata? È iniziata con l'arrivo del Santo Padre al seminario regionale, ricevuto da alcuni seminaristi e da Monsignor Micci. Poi come si è evolta la giornata? E con la Papa Mobile sono scesi lungo via Roma e si sono fermati all'Arco d'Augusto, dove c'era il sindaco Mazzoni, l'onorevole Forlani, eccetera, che le massime autorità politiche che aspettavano il Santo Padre per il saluto alla città. Poi da Porta Maggiore si sono portati in cattedrale per il saluto al clero. La cattedrale era piena di preti. Dopo di questo saluto il Santo Padre è salito negli appartamenti del vescovo per un momento di riposo, per salutare i parenti del vescovo e qualcuno vicino al vescovo. Quanto tempo prima sono iniziati i preparativi per questo grande evento? Non so dire i tempi, ma so dire solo che Mazzoni, il sindaco, si è impegnato moltissimo, ha superato tutto, critiche, è stato bravissimo. Sì, perché da un lato era anche un po' pericoloso, diciamo, ospitare il Papa Fano. Beh, c'era un apparato di sicurezza che prima facevo vedere agli amici, non indifferente, sia in mare che in terra. Questa sera ha parlato il generale Scanu, che era il giovane comandante dei carabinieri di Fano, che aveva un po' in mano la situazione, insomma. È stato un Papa che ha vissuto tra la gente quella giornata, poi la sera la cena con i pescatori. Sì, ha cenato assieme ai pescatori, ha stretto migliaia, centinaia di mani, è sceso fra la gente, ma ci sapeva fare il Papa, ci sapeva fare. Lei quel giorno è stato sempre accanto al Papa, che cosa gli ha raccontato? Tante cose, e poi è continuato, non è finito lì, perché ci siamo sempre rivisti, eccetera. E ad oggi che cosa si porterà per sempre nel cuore di questo grande evento? Il ricordo di una giornata meravigliosa, di gente meravigliosa e di un Papa Santo.